Nel giorno del sequestro dell'Ilva, nelle ore in cui in fabbrica si materializzano i curatori nominati dal GIP per spegnere gli impianti, in consiglio comunale sbarca invece la protesta operaia. Le tute blu dell'Ilva, presenti pacificamente alla seduta dell'assemblea, chiedono al consiglio, al sindaco e alla giunta di sostenere le ragioni del lavoro e dunque della fabbrica. Il Parlamento comunale ascolta, poi l'intervento del sindaco. Questi, dice, siano i giorni della coesione. C'è un intenso lavoro da parte di tutte le istituzioni perché si possano presentare delle proposte, perché guardi, questo non è il momento né delle divisioni né di essere in prima fila per cercare di avere il merito. Qui bisogna avere il merito di lavorare in silenzio tutti quanti insieme e dare risposte vere e concrete, risposte vere, concrete ed immediate che possono dire alla magistratura: rispettiamo le linee guida che sono state, le prescrizioni che sono state date, perché possa essere rispettato il diritto alla salute e di conseguenza si possa rispettare anche il diritto al lavoro. Quindi per lei la soluzione appunto sono le bonifiche e l'ambientalizzazione, non la chiusura dell'Ilva? Ma l'Ilva deve rispettare le prescrizioni della magistratura, che poi sono delle prescrizioni che servono a tutelare il diritto alla vita dei tarantini, quindi devono dire che cosa possono e devono fare, da quando iniziare e in quanto tempo. Poi il consigliere dei Verdi Angelo Bonelli, presidente nazionale del Partito del Sole che ride, aggiunge: la magistratura ha finalmente ripristinato con il sequestro un principio di legalità. Sì, io ho sentito dire da molti politici nazionali, non solo, che l'atto della magistratura sia un atto surreale. Io, noi ecologisti e anche la maggior parte dei cittadini tarantini penso che sia invece l'affermazione di un principio di legalità, cosa che per anni su questo territorio non è stato mai affermato. Ci troviamo di fronte a una situazione grave che era conosciuta da anni, un disastro sanitario che si conosceva, si devono prendere quei provvedimenti da tempo e la politica però non li ha mai presi, e questo è un fatto di una gravità inaudita.